Girl, you miss one too many calls, twice as many kisses, three times I will fall, and every time you are forgiven. I'm sick and tired of it all, got nothing left to say, but when I go and leave you always telling me to stay. Beh ragazzi, siamo qui al secondo episodio di Snapper It V2 e qui con me c'è la mia migliore amica Andrea. Saluta. Buonasera a tutti. Allora, facciamo la seconda missione. Seleziona missione. Saluta. Convoglio Schonenberg. Mi fu detto che il mio prossimo obiettivo era il dottor Gunther Kreidel, un esperto di endoreattori. Stava attraversando la città in un convoglio blindato. Credevamo che portasse con sé dei documenti che mi avrebbero condotto al centro di produzione del V2, dove attendevano gli altri tre scienziati. Avevo identificato un punto sul percorso in cui piazzare un ordigno per fermare il convoglio. Ovviamente l'area era ben difesa, proprio come immaginavo. Questo qua in pratica prima delle missioni fa un piccolo testo che ti... diciamo ti spiega tutta la missione che si dovrebbe fare. Vabbè, l'intro del capitolo prima. Ok, si inizia. C'è una guardia che qua davanti. Pigliamo una bella pistoletta. Headshot. Da quanti metri? Da... no, non ho letto. Vaffanculo. Vabbè, la prossima volta la fai con fucile precisione, dimmi. Abbassiamo. No, l'ho fatto con la pistoletta. Col fucile a pressione lo facciamo? Dai, divertiti un pochino. Ok, questo si sta fumando la sigaretta. Il fumo uccide? Il fumo. La polvere da spago uccide. Boom. L'ho aggiappato da... no, non lo dice la distanza. Si dice solo i punti. Quest'altro che mi ha visto... La distanza quando prendi, trattieni il respiro per un po' della vita, dici tipo 187 metri. Buono. Fidati. Oh, a me non me lo sta a dire. Però te lo dovrebbe dire, fidati. Prendiamo il mitra, questo che sta gamberando, e lo ammazziamo. Non so se sto andando bene. Andiamo alla cieca, dai. Tanto dobbiamo solo ammazzare. Dobbiamo solo fare irruzione alla Casa Bianca, che ci fa? Possiamo benissimo andare con una benda sugli occhi. Entriamo nel Pentagono e uccidiamo tutti con estrema facilità. Dai. Cosa che manco d'ora l'esploratrice. No. Cioè, lo so. Devo solo uccidere Hitler, su, che ci vuole? È facile ammazzare Hitler, eh? Ah. Mica tanto, però vabbè. Supera i pattugliamenti in strada. Che darebbe farti lasciare il tempo a fette, Hitler? No, ma è fatto uguale, è uguale, eh? È uguale? Mamma, sembrava... vabbè, sembrava uguale. Sembra uguale, dopo... no, vabbè. Cioè, ti immagini? Vai là, e ci fai lasciare il tempo a fette. Secondo me non è la stessa persona. Cioè, zitta, ci sta una guardia, sino ti sente. Certo. Ci sparo in testa, aspetta, eh. Aspetta, sino, eh. Ok. Ora puoi parlare. Ti sparo in testa. Che pesa al mano. Ci sparo in testa. Ti sparo in testa. Ho detto così, vabbè. Sto girando per casa. Oddio, mi sono buttato a pesce. Perché? Non lo so. Molto bene. Molto bene. Ok, ora ci divertiamo. Vai. Pum. No, non l'ho aggiappato. Cucucu.
M'hanno visto. Oh. Uno fuori ci ha rotto la tracheite. La tracheite? Uno ci ha rotto le palle. La tracheite? Uno si è nascosto al volo, l'altro sta. Vaffanculo, ripigliamo fiato. Vediamo se lo prendo in testa. Oh! Boom. Testa. Quest'altro si crede che mi sta a sparare perché è forte, invece ci sca... No. Tre volte che ci sparo, tre volte che me lo agghiaccio. Sto a fa schifo. Sto a fa schifo. L'ho agghiappato alla spalla. Senza S. Oh. Ci ho rotto il cuore. Oddio, mi ha spezzato il cuore. In tutti i sensi. Ora faccio esplode con una bombola. No, me l'ho chiappata. E mi dispiace. Ci rompo la testa? Sì. Questo gioco non dà disdata. Non ci dà più disdata. No, non lo dico. L'ho chiappato dietro. Ok, sta a posto. Dice manca uno solo che sta al di là. Non vorrei dire, ma renditi conto di quello che dice il tanto. Cioè, evita queste cose, no? Poi se non te ne sei accorto te lo farò notare cosa dici. Boh. Ci ho ghiappato cuore e polmone destro. Mm-hmm. C'è uno che mi spara ma non mi prende. Ah, l'ho trovato. Testa. Ok, posso uscire? Sì. Corriamo, corriamo. Oddio. Uno. Un cecchino che mi sta sparando e mi ha agghiappato, però io sono più forte. E lo agghiappo in testa. Ho rotto polmone destro, polmone sinistro da 185 metri. Lo vedi che te lo dice? E metri? È da grande, è da lunghezze grandi. Appunto. 185 metri ci ho preso polmone destro, cuore e polmone sinistro. Corri cazzo, corri. Oddio, volevo disistare con un amico mio, ho detto con un amico tuo. Ma che cazzo? Qua. Presa male, sagonale. Zitta, le so, zitta. Sì, no, ci sentono. Ce n'è solo uno che mo ci sparo in ciocca. Ho sparato in gioco io. Io sono bravo. So sparare di testa io. Io sono leggenda. L'agenda, non la leggenda. L'orologio a cocco col fatto. Prendiamo le munizioni. No? Ah no, ci ho preso la granada. La granada. Minchia, mi sto spassando la minchia. No, ho preso il palo, che coglione che so. Dai.
non è lì, lo fa apposta. Boom. Non ho preso nessuno. Se prendi il palo. No, no. Mamma col mitra che pippa che sono. Ok. C'è un cecchino che mi prova a sparare ma non c'ha la mina storta. Sembrava andare stata. Boom. Headshot, colpo alla testa. Vai. Kaboom. Colpo alla testa. Ok, gli altri dove sono? Non mi spara più nessuno. Stanno in lontananza. Mamma, si è abbassato a culo e me l'ho aggiappato. L'ho ghiappato. Colpo vitale a 90 metri. A 90 gradi, non a 90 metri. Ma tu non mi fare queste battute che stanno il pubblico di minori. Perché tu che sei? Io che sono. Non è vero, io non sono minore. No. Sono minore o maggiore. Spazio, mettiamo gli esplosivi. Che mi sono stati rompe fino a mo' i coglioni i guerrieri mo'. Sì, i guerrieri. I guardiani mo' ci stanno più. O ci stanno mo'. Sei tu che carino. Perché mi stanno pure facendo male. Chi mi sta sparando? Stanno. Oddio, mi stanno ammazzando, mi stanno ammazzando, mi stanno ammazzando. Sto senza colpi, sto senza colpi. Ok. Spazio, mettiamo l'ultimo esplosivo. Ora dove dobbiamo andare? Di qua. Niente forte da spazio tutto qui. Giusto? Giusto. Non ho capito perché mi sto impegnando al gioco, però vabbè. Va bene lo stesso? Va bene? Qua quante guardie ci sono? Nessuna. Ma non si passa di qua per il cazzo. Ecco perché la via era qua. Che la via era smarrita. Oh, in due cazzo devo passare? Questo sentiero nel bosco. Non trovo dove devo passare. Sul sentiero, il sentiero. Nel bosco. Non te lo dico, tu mi dici no. Non capisco dove devo passare, cavolo. Ok, l'ho trovato e ci sono delle guardie che stanno parlando. Come già dicono? E non capisco il tedesco. Sei proprio inutile. Cioè, non parli il tedesco, non serve a niente, che voglia fare? Ah sì, e allora parla, dimmi di cosa significa, ma non è una roba. Se me lo dici così. Oh, uno che sta a dormire.
Oh. Morto. Mi sono scordato di dirci che ti saluta Andrea, vaffanculo. Niente. Ok, posizione raggiunta. Oh no. Non ancora. Cazzo, cazzo, chi ha allertato? Nessuno. Da dove cazzo sei uscito, stronzo? Non capisco il cecchino dove mi spara, cazzo. Guarda in alto a destra. Mi sto guardando ma non mi spara più sto stronzo. L'ho trovato, visto? Dove stavo? Sgava sopra al tetto. Boom. In alto a destra? Sì. Che te l'ho detto? E non sto manco a vedere il gioco, io l'ho troppo. Questo si chiama culo a casa, ma. No, non si chiama culo. I cecchini ovvio che gli piacciono in alto a destra e in alto a sinistra, non li possono non li possono piazzare per terra. È inutile. Lo dici tu, io sono un cecchino che mi piazzo per terra. Il cecchino per terra è inutile, serve tanto dall'alto. Fanculo, vero? Fanculem. Te lo dico come dici te, fanculem. Fanculem. Vabbè, sarà io. Itre e fa culo come capanna. Che figo di merda che ho fatto. Fatto? Stavo a camminare normale, sono caduto come un coglione. Pure mi gioco. Che vorresti dire, scusa? Niente. Dove cazzo devo passare di qua? Ok. Iniziano un altro bel filmato. Devo fermare il convoglio, quindi devo far esplodere uno. Ahia, mi sono fatto male. Ok, sto in posizione prona. Concentrazione. Boom. Ok. Preso in pieno e esplode tutto. Sto a fare piazza pulita adesso. Boh. Ho ammazzato uno degli scienziati. Ok. E il gioco mi dice di ammazzarli adesso, non c'entro niente io. Mo sto facendo un po' di piazza pulita. Uno che si copre però lascia la testa di fuori. Secondo te che posso fare io? Oh no, non ho preso, vaffanculo del culo. Mamma, si è sfondata tutta la calotta cranica. Oddio, un carro armato.
Facciamolo esplodere. Boh. Che è successo? Non niente, ve lo... Boh. Che ti sono capito? Underzot, ma sai che vuol dire? No. Te lo dico dopo, che è derivato. Sto a fare colpo di testa un po' di persone. Vai. Boom. Da 101 metri. Colpo di testa a 100 metri. Però che fai? Non si può dare destrato. Non si può dare destrato. No, non è bello, è successo già con brutto, solo perché non si può dare destrata. Però c'è da paura. Ma con destrata è un po' bene. Colpo di testa da 113 metri. Porca vacca. Da 120. Scusami, da 120. Mi domanderei di Facebook per fare questa visione per ok, sembra che si sono calmati le acque, ho ammazzato pure Gesù Cristo, vediamo se qualcuno ancora rompe le palle. No, anche Gesù Cristo. Ok, scendiamo giù. Oddio, è stirato come una femmina quando stava a cadere. What? Questo qua è il personaggio. Ha stirato come una femmina quando è caduto. Il nostro eroe si sta rivelando un frocio. Ti rispecchia, insomma. Mi rispecchia. A me. Stato zitta. Io. Ok, recuperiamo i documenti dello scienziato. Poi mi dici perché mi dovrei stare zitta, però dopo me lo dici. Perché non è vero un cazzo che sto facendo, sei proprio tu. Ah, io? Solo perché, vabbè. Ecco, zitta. No, non lo voglio dire perché, vabbè, dopo te lo scrivo. Che non lo posso dire. Ok, mi sa che abbiamo finito la missione, mi sa. Ok, sì. Posti capelli di minchia. Io mi faccio rasato. Sì, vabbè. Proprio. Allora, seconda missione compiuta. Armi sbloccate Luger P08 MP40 dinamite. Punteggio 16.540. Mio punteggio con sparo 1280. Colpo al maggior distanza 186 metri. Ok. Allora ragazzi, ci vediamo al prossimo video. No. Bene ragazzi. Arrivederci.